Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente o come un guerriero, un imperatore, no, no. Viene come un figlio di famiglia, in una famiglia. Questo è importante, guardare nel presepio questa scena, tanto bella. Nel giorno del suo 78esimo compleanno, Papa Francesco ha tenuto la catechesi per l'udienza generale in piazza San Pietro sulla famiglia di Nazareth. Dio ha scelto di nascere in una famiglia umana che ha formato Lui stesso. L'ha formata in uno sperduto villaggio della periferia dell'Impero Romano. Non a Roma, che era la città capo dell'impero, no in una grande città, ma in una periferia quasi invisibile, anzi piuttosto malfamata. Lo ricordano anche i Vangeli, quasi come un modo di dire: ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Forse in molte parti del mondo noi stessi parliamo ancora così. Quando sentiamo il nome di qualche luogo periferico di una grande città, ebbene, proprio da lì, da quella periferia del grande impero, è iniziata la storia più santa, più buona, quella di Gesù tra gli uomini. E lì era questa famiglia. Papa Francesco ha quindi ricordato i primi 30 anni di vita di Gesù, 30 anni senza miracoli, senza guarigioni, senza predicazioni. Lavorava, la mamma cucinava, faceva tutte le cose della casa, stirava le camicie, tutto cosa di mamma. Il papà falegname, lavorava, insegnava al figlio a lavorare. 30 anni, ma che spreco, padre, ma mai si sa, I cammini di Dio sono misteriosi. Ma quello che era importante lì era la famiglia, e quello non era uno spreco, Erano grandi santi. Maria, la donna più santa, immacolata, e Giuseppe, l'uomo più giusto, e la famiglia. Un esempio è quello della Sacra Famiglia, che parla al nostro quotidiano. Di certo non ci è difficile immaginare quanto le mamme potrebbero apprendere dalle premure di Maria per quel figlio, e quanto i papà potrebbero ricavare dall'esempio di Giuseppe, uomo giusto che dedicò la sua vita a sostenere e a difendere il bambino e la sposa, la sua famiglia, nei passaggi difficili. Per non dire di quanto i ragazzi potrebbero essere incoraggiati da Gesù adolescente a comprendere la necessità e la bellezza del coltivare la loro vocazione più profonda e di sognare in grande. E Gesù ha coltivato in quei 30 anni la sua vocazione per la quale il Padre aveva inviato, no? Il Dio del Padre. E Gesù mai in quel tempo si è scoraggiato, ma è cresciuto in coraggio per andare avanti con la sua missione. Ciascuna famiglia cristiana, ha proseguito Papa Francesco, può accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui e così migliorare il mondo. Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E come accade in quei 30 anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio. Far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. Abbraccio la conclusione della catechesi di Papa Francesco. Questa è la grande missione della famiglia, fare posto a Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni, che Gesù è lì, accoglierlo lì,
perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Che il Signore ci dia questa grazia in questi ultimi giorni prima del Natale.